In occasione della giornata mondiale del donatore di sangue si è svolta in regione una conferenza stampa con l'assessore Verì e rappresentanti delle associazioni abruzzesi. Donare il sangue è un grande atto di amore e di solidarietà, soprattutto in un periodo come questo legato al Covid. Si è fatto il punto delle donazioni in Abruzzo con le varie associazioni sempre pronte a dare il loro contributo. Il presidente Avis Abruzzo di Sante. Diciamo che questa giornata è stata dedicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a tutti i donatori del mondo che con il loro gesto gratuito, con sangue sicuro, spontaneo e volontario, soprattutto associato, garantiscono il sangue e gli emoderivati a tutta la popolazione, soprattutto quella che ne ha più bisogno. Quindi riveste un'importanza enorme. Pensi lei che il numero dei donatori di sangue è indice a livello mondiale dello stato di benessere di una nazione. Qual è l'importanza di donare adesso in tempo di Covid? Donare sangue è sempre importante, in questo periodo più importante ancora. Non a caso l'Abruzzo non ha avuto nessun problema di emergenza perché siamo riusciti a guidare i donatori, a rassicurarli su un percorso di sicurezza riservato solo a loro. È difficile portare i giovani a donare e queste occasioni servono anche per invitare i giovani a entrare in questo mondo meraviglioso. Qual è la situazione in Abruzzo e soprattutto l'età per donare? Allora, la situazione in Abruzzo, io posso parlare dei dati statistici relativi all'Avis. Noi siamo un'associazione composta da più di 20.000 soci donatori e garantiscono la metà della raccolta di sangue in tutto l'Abruzzo, più di 30.000 sacche di sangue. L'età per poter donare parte dai 18 anni fino a 65 anni di età.